presentiamo la giacca a doppio petto. La giacca a doppio petto non ha un uso molto formale come tanti pensano. Di solito il doppio petto si predilige per l'inverno perché copre di più. In estate però con una bellissima giacca di lino in maniera completamente sfoderata ha sempre un effetto secondo me affascinante. In questo caso abbiamo una giacca a doppio petto di lino ecru, mezza foderata. Qui porta sempre le sue tasche, una tasca per la penna, due tasche superiori dove ci si possono mettere dei biglietti da visita e una tasca inferiore dove di solito si mette il telefonino. La manica di questa giacca è una manica completamente sfoderata. La giacca ha una spalla a camicia, in questo caso essendo tutta sfoderata ha una morbidezza molto molto leggera. I bottoni della giacca sono 4, tutti che si baciano l'uno con l'altro e soprattutto che si possono aprire. Questa giacca viene proposta in 6 bottoni. Nella giacca a doppio petto ci si abbottona sempre un bottone, mai due bottoni. Si abbottona il bottone di sopra quando si ha una cosa un po' più classica, ma una cosa molto sportiva e anche proprio italiana è proprio quella di abbottonare il bottone basso. Questo si può fare nel momento in cui questo bavero è tagliato per arrivare in questo punto, in maniera tale che la giacca si apre di più e possa vestire in maniera molto più sportiva. La tasca della giacca è una tasca appignata, una tasca applicata. La tasca appignata vuol dire che è più stretta sopra ed è più larga sotto, che è proprio una particolarità della giacca napoletana. In questo caso vediamo anche la bellezza della tasca a barchetta e la tasca al petto. Si vede proprio come la tasca vada verso l'alto ed è una particolarità della giacca napoletana. In questo caso qui abbiamo dei bottoni di corno chiaro, maculato. E un'altra particolarità che rende molto sportiva questa giacca è la doppia impuntura. Il pantalone è un pantalone abbastanza sportivo. Il davanti è fatto con i bottoni. Il pantalone viene chiuso con una cintura che noi chiamiamo Manny. Manny era un marinaio dell'ammiraglio Nelson. Sulla loro barca andavano con questi pantaloni per non far sì che si incastrassero nelle bitte delle barche. In questo caso è un pantalone molto largo. Abbiamo cercato di fare questo pantalone così largo proprio perché è questo lino un po' vintage. Volevamo creare un po' un pantalone che fosse un po' anni 30, anni 40. Vediamo come la doppia impuntura va lungo tutto il pantalone. Questa è un'impuntura fatta a mano e rende il pantalone molto sportivo. Il risvolto è alto 4,5 e il fondo è 23. Questo fondo 23 fa proprio del pantalone un pantalone molto sportivo. Spend it all with you.